Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916, uno degli 11 conventi dove ha dimorato Padre Pio da Pietrelcina. Cosa accadde il 2 aprile del 1924? Beh, era un periodo un po' particolare per la provincia religiosa di Foggia e allo stesso tempo particolare anche per Padre Pio. Padre Celestino D'Adesio venne incaricato per la seconda volta di fare un'indagine nei confronti di Padre Pio, nei confronti della provincia religiosa, ed ebbe l'incarico soprattutto di osservare quello che accadeva a San Giovanni Rotondo e qui, perché in questo convento risiedeva il ministro provinciale, quindi qui c'era anche la curia provinciale. E padre Celestino stette in questa provincia per circa 19 giorni, 8 li trascorse a Foggia e 11 a San Giovanni Rotondo. Ebbe modo di incontrare Padre Pio, ebbe modo di incontrare i frati, ebbe modo di osservare l'atteggiamento dei pellegrini e sicuramente si rese conto di quello che accadeva e di quelle che erano le calunnie che arrivavano nei confronti del povero Padre Pio e dei suoi confratelli cappuccini. Tanto è vero che si narra un episodio nella cronistoria del convento in ordine a quelle giornate che trascorse Padre Celestino. Fu proprio il padre guardiano, che il padre Ignazio D'Aielsi, che quasi perse la pazienza, che con un tono accorato, rivolgendosi a Padre Celestino, disse: basta, basta, basta queste calunnie nei confronti di Padre Pio. Intanto Padre Celestino, quando tornò a Roma, il 25 aprile consegnò questa relazione dove emerse l'infondatezza di queste calunnie nei confronti di Padre Pio, della sua fraternità e soprattutto della sua provincia religiosa.